iniziamo così. Vai, vai, vai. Eccoci. Vai, partiti, vai, vai. Partiti. Siamo un po' in ritardo e quindi vai. Guarda, come si monta la scena? Come si monta la scena? Che poi lo sai che non si fa mai il letto in tre, tu devi solo guardare. Non si fa mai il letto in tre perché... sempre questa... dritta perché sì. Non faccio, però comunque il teatro è anche questo, aiutarsi. Fare gruppo, però lui molla subito, e la compagnia è anche questo. Non trovarsi le cose già belle, cotte e pronte, ma farle da soli, insomma. Piero è venuto, eccolo, se già, non c'era Piero non potevamo già cominciare, già sudato da casa, vedi, ecco. Allora, non si è cambiato oggi, si è svegliato così, è venuto questo già. Questo è il pigiama di casa. Per la tenuta di casa. Per la terza volta ci vediamo quest'anno, ormai. La terza? Mi sa che seconda sicuro. Seconda sicuro. Sì, perché io ho per la terza. Seconda. Perché sono rimasto sulla scia della prego, si accomoda. Posso? Sì, grazie. Sì, okay. Si accomoda. Allora, uno di troppo. Chi l'ha scritta questa? Il letto. Chi l'ha scritto uno di troppo? È questa sempre il... io e lui, no, non è vero, non mi permetterei. È sempre vivente, sempre vivente. Danilo De Santis in persona. Ormai è diventato dopo Hemingway c'è De Santis. Troppo, due spettacoli in un anno sono troppo, perché troppo, poi le convivenze iniziano a diventare, capito, strette. Non sopporto più nessuno io. Manco a noi allora. Ma no, perché entrando nel personaggio già da voglio dire, mancano qualche minuto, perché siccome c'è mal sopportazione fra i due fratelli, allora si inizia a vivere questa conflittualità. Uno è laziale, uno è romanista. A tema, perché veniamo da un poi continuiamo bloccato. Anche dopo a odiarci, nel senso che c'è sta questo aspa, anche dopo lo spettacolo, per strada, ci tiriamo gli ombrelli. E insomma, la cosa è bella, quindi è tutto naturale, tutto perfetto. Vero. Va tutto bene, vero. Com'è il metodo Stanislavski che... La memoria emotiva. Va bene, c'è anche due belle ragazze, anzi tre belle ragazze. Vediamo, ma aspetta. Ce ne stanno due delle belle ragazze, due belle ragazze in foto, perché diciamo c'è stato un momento così. Però c'è pure, abbiamo pure la versione originale, e qui diventano tre. Adesso fate l'ironia perché non sono venuta particolarmente bene in quella foto. Siamo riusciti a trovare l'unica foto in cui Roberta Mastroianni viene pure per sbaglio, adesso quando fai Esmo viene bene. In questa è riuscita a venire male, rispetto agli standard. Ma se volete lo so rifare, ecco appunto. Alti. Così. No, sembra infatti una vicina di casa nostra che ci sta particolarmente. No, non si può dire. Si può dire. Intanto il problema. Che cosa succede in questo uno di troppo? Insomma? Allora, il tutto avviene all'interno della nostra cameretta, dove noi abbiamo trascorso la nostra infanzia con nostra madre. I nostri padri, parlo al plurale perché poi si scoprirà perché, non si sono mai visti, quindi noi abbiamo vissuto solo esclusivamente con questa figura femminile. Dopodiché per 10 lunghissimi anni io e mio fratello non ci siamo più visti a causa di un accadimento che ha costituito la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di risentimenti, rancori e quant'altro. Il tutto inizia il giorno della prima notte di nozze fra me e la mia consorte qui presente Chiara, che finalmente possiamo consumare la nostra notte d'amore, perché prima, siccome noi non ci siamo poi conosciuti da tanto tempo, insomma sono pochi mesi che siamo insieme, abbiamo deciso, poi capiremo anche le motivazioni, di sposarci. E questa è la nostra cameretta all'interno della casa della nostra defunta madre, perché c'è questa particolarità dove il matrimonio va a coincidere con il funerale. Quindi il giorno del mio matrimonio, il funerale di nostra madre, si presenta mio fratello, il quale è stato obbligato a essere il mio testimone di nozze, perché l'ultima volontà di nostra madre era lui che mi facesse da testimone, ma lui a un certo punto misteriosamente accompagna lei, hai visto che c'è quel... come si chiama quella accompagnamento, quell'usanza che è l'usanza che si porta per scaramanzia, appunto la sposa non può varcare la soglia dell'abitazione con i suoi piedi, quindi però siccome c'ho un problema alla schiena me la porta lui, e quindi da lì si genera tutta una serie di complicazioni per cui questo mio fratello non se ne va da casa e noi ci litighiamo
questo appartamento, perché questo appartamento per me è mio di diritto, perché mia madre mi aveva detto che era mio, ma lui c'è la famosa legittima. Quindi quando c'è la legittima, mio fratello non lo posso schiodare. E da qui nasce questa triangolazione, questa prima notte di nozze, dove siamo io, mia moglie e mio fratello. E poi c'è Chiara, poi c'è Francesca Chiara. Milani, che a un certo punto subentra e è un personaggio che dirompe proprio tanto, dirompe tutto e tutto. E Chiara costituisce proprio l'elemento sorpresa che va a risolvere questa storia, che poi a un certo punto si il Deus ex machina, quella vero, bravo, vero, bravo. Il Deus ex machina, ho studiato. Brava. Allora, visto che abbiamo fatto parlare, abbiamo dato spazio ai maschietti, il lancio lo facciamo fare alle ragazze. Certo. E quindi, per quello che è rimasto, perché siamo arrivati in ritardo questo giro. Allora, dai. Ah, facciamo, diciamo, al Teatro Tirso De Molina fino al 26 maggio. Al Teatro Tirso di Molina siamo Francesca Milani, Chiara Canitano, Danilo De Santis, Pietro Scornavacchi, Roberta Mastromichele, e vi aspettiamo, numerosi. Uno di troppo, diciamo. Uno di troppo, trattino il tesoro, tesoro di mamma. Tesoro di, perché è uno di troppo il tesoro di mamma. Esara. E c'è anche il bello e il cattivo tempo. Garantito, spettacolo garantito. Vi aspettiamo, ciao. Noi siamo come il bollino blu della Chiquita. Ovvio.